Quello che si può fare e quello che non si può fare lo stabilisce la legge. In Parlamento si fanno, abbiamo fatto leggi, abbiamo cambiato leggi per dire i limiti dei comportamenti delle persone. Esiste quindi un codice, esistono leggi, si possono infrangere, si può essere processati e si può essere assolti perché qualcuno ha attribuito a te una responsabilità per cose che invece erano assolutamente regolari. E quindi mi chiedo perché uno in televisione deve sentire persone profondamente ignoranti come Marco Travaglio? Ora, guardarlo fa capire perché vincerà la Meloni. Che la Meloni dice delle cose come una persona semplice, lui no, non è mai contento che le leggi impediscano di fare qualcosa. E a cosa si è attaccato questa volta l'ignorante? Al fatto che Giorgia Meloni, che vincerà le elezioni, e io sono ben felice di essere in lista con lei, e di essere votato con lei. E lo chiedo a chi mi ascolta, non per dirvi mi dovete votare per una ragione politica, ma per una ragione umana. Io sono un uomo che vi parla e ha sempre parlato in nome dell'uomo, non ha mai invocato leggi speciali che non ci sono neppure per impedire che si distrugga il paesaggio, si facciano le cose più orrende. No, ci vorrebbe una legge per impedire a Giorgia Meloni di chiedere ai suoi elettori, quando dovrete votare, di scrivere Giorgia. Lui è preoccupato da questo, perché non si fa in America, non si fa da nessun'altra parte. Anche Biden si chiama Joe e Trump si chiama Donald, ma non si scrive Donald perché non si può. E che vuol dire che non si possa? Da noi si può. È consentito dalla legge e non c'è niente di male a scrivere Giorgia come qualcosa che dimostra una affinità, una cordialità. Si parla con dei, non si parlava così facilmente con Andreotti o con Moro, che erano come dei monumenti. Giorgia è una ragazza e questa ragazza si fa chiamare Giorgia. Non va bene, no? No, è populismo. No, non si può fare, non si può fare. Ma perché non si può fare? Quale sarebbe la ragione per la quale? Perché non si può fare? Eppure la legge non c'è. La legge te lo consente, tu scrivi. Giorgia Meloni, detta Giorgia. Voi come chiamate i vostri amici? Col nome o col cognome? E cosa c'è di male? Ah, dice no, ma lei però inganna il popolo, inganna il popolo. Ma come si fa a essere così scemi? Sorride come un salame, non dico che sia un salame, è un salame, è un che è anche un salame, sì, sorride. Sorride, si inganna l'elettore, si inganna. E questo è uno dei capitoli. Allora io mi chiedo perché in televisione devo vedere una faccia da scemo? Che dice cose insensate ritenendo che scrivere Giorgia sia un inganno. No, è un modo semplice perché si va a votare votando chi ti piace, nessuno scriverebbe Marco. Scrivete Sgarbi, scrivete Giorgia e sarete contenti che diremo la verità, non le balle di questi che vogliono una legge per impedire di scrivere Giorgia. Allora,